La terza relazione di questa sessione è l'indagine ecografica delle masse annessiali. Ce ne parla Stefano Guerriero, che viene dall'Università di Cagliari, dalla ginecologia dell'Università di Cagliari. Mi raccomando i tempi, come tuo professore. Certamente. Allora, ma voglio primariamente ringraziare il professor Volpe e il professor Cagnacci dell'invito a venire in questa parte d'Italia che non conoscevo. E salterò questa prima diapositiva perché ne ha ampiamente parlato il collega in precedenza e parlerò ovviamente di quello che per noi ginecologi è una fase fondamentale, la gestione della massa ovarica e la gestione della diagnostica differenziale della massa ovarica, in cui effettivamente la visita purtroppo non pare sortire grosse effetti, non ha una capacità diagnostica sufficiente, e quindi negli anni praticamente si è sostituita in quest'ambito nella diagnostica differenziale delle masse ovariche l'ecografia transvaginale. Dico transvaginale perché la transaddominale purtroppo non ha la stessa capacità diagnostica. E, peraltro questo tipo di metodica, la transvaginale, ha un sicuro ha una curva di apprendimento molto più breve rispetto a quello della visita ginecologica, e peraltro può essere anche utilmente impiegata nella pratica, per esempio nell'emergency, quindi nell'ambulatorio di emergenza delle nostre cliniche. Se può essere ben insegnata, effettivamente questo non vuol dire che tutti gli operatori hanno la stessa capacità diagnostica, ma anzi operatori con elevata esperienza, per esempio hanno, questo è un lavoro apparso su Gynecological Oncology qualche tempo fa, che effettivamente dimostrava come c'era un reale vantaggio a utilizzare operatori esperti perché tali operatori miglioravano, diciamo, le performance diagnostiche. E se possiamo definire come l'occhio sul dito del ginecologo la nostra metodica, sicuramente questo non ci deve fermare qua, ma far procedere in una modalità proprio di diagnostica differenziale fondamentale, al fine di sapere se la massa che abbiamo davanti è o non è una massa neoplastica maligna. L'approccio che noi usiamo oramai da diversi anni è un approccio basato su tre passaggi, in cui l'approccio iniziale, il primo step, è l'approccio con ecografia in scala di Grigi, che riteniamo un passaggio fondamentale e utilissimo, senza il quale non sarebbe minimamente possibile accedere a questo tipo di modalità diagnostiche. Quindi in questa fase, questo è un abbastanza diffuso approccio, è anche abbastanza conseguenziale, perché la prima cosa che noi facciamo quando vediamo la donna, la nostra massa annessiale, definiamo per esempio delle caratteristiche di una massa come questa, che è una massa di tipo simile, con un aspetto compatibile con quello di un endometrioma, oppure come questa, che è una massa con un aspetto compatibile con quello di una cisti dermoide, con dei coni d'ombra posteriori importanti. Questa è una cisti serosa semplice, questa è un mucinoso con un aspetto con questi sette confluenti, e questo è un corpo luteo, quindi una massa che ha elevatissime percentuali di scomparire dopo qualche mese, e questa è una cisti paraovarica, anche in questo caso è molto importante riconoscerla perché ovviamente hanno bassa incidenza di malignità. Questa è un idrosalpinge, e quindi con questo approccio è possibile effettivamente fare una qualcosa che si avvicina a quello che fa l'anatomopatologo quando si trova il pezzo davanti. Ovviamente non vogliamo sostituirci alla parte microscopica, ma sicuramente in questa fase è possibile che noi stessi, noi ginecologi, abbiamo un riconoscimento di segni caratterizzanti una massa rispetto ad un'altra. Su questo abbiamo lavorato, come sapete, da molto tempo, e definendo con un'ottima specificità questi parametri, ma ovviamente le sensibilità variano nel riconoscimento delle singole tipi di patologie neoplastiche, cioè nelle patologie benigne, in modo piuttosto ampio. Quindi questo è un lavoro di molti anni. Ma questo sarebbe
totalmente diciamo, senza senso se non fosse legato al fatto che quando io vado a parlare in questa sede o in altre sedi di patologia di tipo di un certo patologia maligna, questa non abbia gli stessi criteri qui o in altre sedi. Quindi deve essere la stessa immagine, deve essere riconosciuta come cancro anche da altri colleghi, e la stessa immagine potrebbe anche sembrare cancro a colleghi con grossa esperienza e non essere un cancro magari in colleghi con esperienza minore. Questo è quello che con metodiche particolari statistiche si valuta, ed è la riproducibilità appunto della metodica, e ne abbiamo studiato in questi anni e abbiamo visto che queste metodiche effettivamente sono riproducibili, cioè quello che io definisco a Cagliari essere cancro era praticamente, veniva riconosciuto con buona accuratezza come cancro anche in altre sedi, quindi in altre situazioni, in altri setting. E questo è anche vero come anche anche quei segni che vi ho dimostrato prima, che vi ho fatto vedere rapidamente, questo non è un corso, quindi ovviamente non mi posso soffermare sui singoli aspetti ecografici, ma anche quei segni che vi ho mostrato in precedenza sono sicuramente molto affidabili, hanno un'ottima concordanza tra operatori in questo tipo di fase dell'esame. D'altronde, per fortuna nostra, la maggioranza delle masse del cisti ovariche benigne effettivamente presenta quell'aspetto ecografico, quindi questo è un fatto che ci può aiutare nella diagnostica differenziale delle varie tumefazioni. E peraltro, se vogliamo tenerci a livelli bassissimi di rischio di non diagnosticare un tumore ovarico, per esempio ci possiamo fermare volendo al semplice cisti serosa semplice, in cui l'incidenza è veramente veramente bassa di presenza incidentale di neoplasia maligna, e addirittura in questo studio che poi è stato utilizzato anche da uno degli studi attualmente in corso, il Kentucky Study di Van Nagel, un test di screening. Noi ora non stiamo parlando di screening, vi ricordo, ma comunque alcuni passaggi della diagnostica differenziale utilizzati in diagnostica differenziale possono essere anche impiegati in screening. E comunque era un criterio veramente molto molto affidabile, una cisti uniloculare inferiore ai 5 cm. Qua si fa la cosa opposta a quella che ha detto Ciccinelli, cioè il volume ovarico ovviamente basta che si riduce, aumenta di molto, rende veramente difficile la valutazione del volume globale della cisti, ed è per questo che anche piccoli incrementi delle dimensioni rendono difficile alcuni nostri tipi di valutazione diagnostica. Passiamo al secondo passaggio, c'è un momento in cui effettivamente la nostra diagnostica per immagine ci pone dei dubbi, noi non siamo certi di che cosa effettivamente sia presente, la chiamiamo la cosiddetta massa dubbia, e sulla questa applichiamo il color Doppler. È un tasto molto semplice, è vicino a noi, quindi è un test di secondo livello che però non impone di richiamare la signora o rimandarla da un'altra parte, è comunque da definire un test di secondo livello perché deve essere fatto solo dopo una buona ecografia in scala di Grigi. E la metodica che noi utilizziamo oramai correntemente non è più la metodica che usavamo negli anni 90, quindi gli indici flussimetrici, che riteniamo sorpassati perché effettivamente c'è una grande sovrapposizione di valori, anche se da poco è uscita una review che li rivaluta, ma con metodologie abbastanza incerta questa meta-analisi. E quindi sicuramente c'è una grossa sovrapposizione di valori e riteniamo che evidenze anche di studi con regressione logistica, con metodiche statistiche molto avanzate, hanno dimostrato come la licolizzazione del colore è sicuramente una metodica che è affidabile.